A me questa cosa del governo che chiede lo stato di emergenza mi fa impazzire, perché dà il senso di come questi si stiano aggrappando all'emergenza del virus, cosa che abbiamo capito, alla paura del virus, al giornale unico del virus che ci cade, per poter dire che c'è bisogno ancora dello stato di emergenza. Oggi Cassese è stato straordinario, ha spiegato, scusatemi, non è che uno può chiedere di dichiarare lo stato di emergenza perché forse arriva un terremoto, perché forse arriva una seconda ondata, lo chiede quando c'è il terremoto e la seconda ondata. Ma questa cosa è molto difficile da far capire. Però la cosa che a me mi fa impazzire, con tutti zitti, pecoroni, che non diciamo assolutamente nulla sul fatto che un governo sta cercando i pieni poteri senza consultare il Parlamento, anzi glielo comunicherà a fine luglio perché probabilmente basta un atto del Consiglio dei Ministri per deliberare lo stato di emergenza, e loro fanno finta di nulla, la sinistra lo chiede, quelli che avevano paura delle libertà, io chiedo toc toc, i renziani dove stanno in questa vicenda? Io vi leggo tre notizie minime che oggi ho letto sui giornali a proposito dello stato di emergenza del Covid. C'è lo stato di emergenza, abbiamo paura della seconda ondata perché sta avvenendo in Brasile? Beh, vi leggo quello che sta succedendo. Tre notizie, ve le leggo pure e semplici. Sono tre brevi oggi sui giornali, non pensate che siano altro. Tre piccole brevi. Positivi 28 migranti. Su 70 immigrati pakistani soccorsi al largo di Caulonia e sbarcati al porto di Roccella Ionica, la scorsa notte 28 sarebbero positivi al coronavirus. Per quanto mi riguarda la positività, ve l'ho già detto, non vuol dire malattia. Ma chi sono quelli che stanno su 297 oggi positivi? Scorgo che dei 197 positivi, 28 arrivano con i barconi. Poi vado avanti. Nel Lazio, l'assessore alla sanità Alessio D'Amato informa che 12 dei nuovi casi sono di importazione, 8 nuovi bengalesi. Questo c'è scritto in 4 righe oggi sul giornale. E cioè, nel Lazio di 12, no, di 19 nuovi casi, 12 sono immigrati. Vado avanti. Terza notizia, di qualche riga, Lampedusa già al collasso, 700 migranti, gli ultimi arrivi 143 persone in tutto sono di ieri, quando due carrette e un barchino sono stati agganciati dalle motovedette. Allora io vi chiedo e mi chiedo, ma se c'è questa emergenza mostruosa del Covid, neanche 200 nuovi positivi oggi, che giustifica i pieni poteri a questo governo, questi che cosa fanno? Smantellano i decreti di sicurezza, corteggiano l'ONG e uccidono Qatar Airways. Questa è la logica. Cioè, io che penso che il Covid non sia un'emergenza più oggi, loro invece pensano che sia un'emergenza e loro, in virtù di questo pensiero, cosa fanno? Decretano uno stato di emergenza per tutta l'Italia, non occupandosi invece gli unici focolai che oggi avvengono e che sono quelli dei migranti. Non do un giudizio di valore, dico una cosa banale, è quello che oggi i giornali ci raccontano, che i migranti sono i nuovi focolai. E noi che facciamo? Siccome noi dobbiamo fare sempre i buoni, i migranti possono entrare. Siccome noi dobbiamo fare sempre i paurosi, mettiamo il decreto di emergenza. Questi sono dei cialtroni in cattiva fede, né più né meno.